Buongiorno a tutti ragazzi. Allora vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Eh, io um, è vero che su YouTube ognuno dice tutto quello che gli pare, però io volevo farvi capire da chi siamo continuamente diffamati ed offesi senza fare la vittima, perché eh, ci sono persone che ti offendono da mesi, che ti diffamano pesantemente. Dandoti anche del truffatore perché dici che arriva pif, e poi questi pretendono anche che eh, la gente stia zitta e che non replichi, no? Giusto. Loro pretenderebbero eh, anche questo. Il discorso, il discorso è che ormai la situazione comunicativa è inquinata, eh? Noi non siamo così presuntuosi da volervi dire che noi siamo nati per fare un comunicazione perché nel nostro piccolo, anzi, nel mio piccolo perché decido tutto io con il nuovo canale. Questo eh, stesso canale YouTube è nato solo ed esclusivamente per parlare di calcio, indipendentemente dal fatto, eh, diciamo, indipendentemente da chi acquisirà l'inter, eh, indipendentemente da quello, no? C'è la diatriba americani, c'è la diatriba arabi. Noi potremmo sbagliare, lo vedremo se sbaglieremo, ma non abbiamo mai, mai cambiato minimamente la nostra versione. Mai, mai. Tra l'altro ieri in una chat che io avevo anche consigliato di farla controllare, è stato fatto anche il mio nome dove sono stato diffamato pesantemente, ovviamente, tutto agli atti poi dopo vediamo un attimino se si permette di fare nome e cognome e di offendere proprio in questa mano. No, nome e cognome no, è stato fatto i nomi di tante persone. Poi è stato cancellato. Ci sono due o tre stalker in quella chat e sono stati segnalati uno un nome comincia con la con cognome R. E poi dopo vediamo un attimino perché ora basta. Perché ognuno è libero di dire tutto quello che vuole. Noi siamo in quattro canali che ci siamo stancati di essere diffamati da più di un anno. Ci sono diffamazioni, offese, siamo stanchi. Ci stiamo riunendo per far sì che questa cosa finisca perché siamo stanchi. E io, e io, e ci sono le prove perché, te lo ripeto, ti accorgi dopo due o tre mesi, oh guarda, ma c'è questo tutti i giorni. Questi pretenderebbero anche che tu non gli rispondessi per le rime. Ma senza mai scendere al loro livello, perché questi ti danno anche di truffatore, quindi io vi voglio riepilogare, vi voglio far giudicare a voi, a voi, voi, e vi consiglio di guardare la live di venerdì sera, provare per credere. Perché almeno capirete anche perché siamo dietro l'Uganda. Con tutto rispetto per chi lavora, ma per certi personaggi siamo dietro l'Uganda, grazie a certi personaggi. Allora, io quello che sto per dire, me ne prendo tutte le responsabilità, è tutto certificato perché noi stiamo facendo una raccolta video. Se lo volete sapere, lo so che rimanga, rimane tutto su YouTube, ma noi non si sa mai nella vita a volte a qualcuno gli venisse voglia di scancellarlo perché noi ci siamo rotti i coglioni. Noi abbiamo fatto una raccolta video di tutte le cose che io ora ti sto dicendo. E seguimi per bene, per favore. Fammi questo piacere. Poi di calcio parliamo oggi pomeriggio. Sono passati da Zang non vende a Zang raddoppia. Parlo in un arco temporale di 45 giorni. Nel frattempo Digital Beats era tutto a posto. Tutta roba certificata. Eh? Poi invece Zhang cerca un socio di minoranza. Ora invece ha la cessione della maggioranza. Però intanto cerca ancora risorse con le banche. Vuole rinegoziare il big bond. Ma cosa? ma cosa ma, ma, ma cosa vuoi rinegoziare ma cosa vuoi rinegoziare ma poi con quali garanzie vuoi rinegoziare questa è la comunicazione che viene fatta poi americani questi è danno di cialtroni a noi eh? americani, americani indiani americani marocchini e ora c'è lo svizzero della cioccolata l'americano svizzero della cioccolata quindi hanno fatto quattro nomi Dopo che Zanger doppiava in 45 giorni hanno fatto già quattro nomi. Ma io dico, ma Lazri dov'è finito? Che doveva comprare l'Inter, dov'è finito Lazri? Ve lo ricordate Lazri oppure dobbiamo far finta di nulla? Dov'è finito Lazri? Aspetta, ora vieni. Bello, aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. Siamo al delirio. 4 di udi in corso, però non sono tutti soggetti americani, vabbè. Poi ci, sono gli, poi ci sono i fuori classe che tirano fuori Oracle, Elon Musk, Jeff Bezos. Ognuno può dire quello che gli pare. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. vedremo alla fine, no? Noi possiamo sbagliare, giusto? Lo vedremo alla fine. Ma abbiamo fatto solo un nome: un delirio nella nebbia. Poi dopo loro, loro dicono che l'Inter è in vendita dal 2021, c'era Piff interessata con Fortress. Alla mattina ti dicono: occhio a Fortress, ragazzi, in tarda serata con quelle risatine del cazzo. Che pensano di essere simpatici, occhio a un certo Bertarelli. Dovrebbe essere un produttore d'olio. Non lo so chi è questo Bertarelli. 8 miliardi di patrimonio, stessa roba di Lasi. Secondo te, conta sì il patrimonio personale. Uno con 8 miliardi di patrimonio va a comprare l'Inter che ha un'operazione da due. Poi lo vedremo se questo Bertarelli prenderà l'Inter. Poi ti dicono grass trust and security agent per conto di O3, ma non ti spiegano mai. Non ti spiegano mai perché la Glass Trust ha impegno il 99,6% della quota dell'Inter. Se è un security agent perché ha il 99,6% delle quote dell'Inter? E con un documento lo faremo vedere venerdì sera. In maniera incominceremo a fare un po' di pulizia. Poi il notaio non conosce Glass Trust, malgrado sia membro del CDA indipendente col compito di vigilare proprio per conto di O3, questo notaio, Glass Trust, non guarda. Io sinceramente non la conosco, ma a maggior ragione verrebbero a quello che diciamo noi perché la Gastrasco non c'entra nada de nada. Poi dopo ti dicono: l'Inter non si vende, ah no, si vende in parte, solo la minoranza, ah no, si vende tutta. I poche settimane passano da zero manifestazioni di interesse: è tutto documentato, eh? perché la situazione finanziaria dell'Inter è disastrosa, poi invece ci sono già quattro due diligence in corso e non si sa quando sono iniziate forse adesso e forse tra tre mesi fa <ride> questi signori questi signori che sono liberissimi di dire ciò che vogliono ma io sono liberissimo di replicare a tutto quello perché ieri mi sono arrivati 20.000 messaggi questi signori sono scordati che il pegno di primo grado ce cioè l'ha la glass trust e non sarebbe mai OcTree ad escluderlo arriva sempre prima la glass questi lo capiranno dopo venerdì sera. Abbiamo spiegato 20 volte questa cosa qua, che non è per nulla di secondaria importanza. Giudicate voi tutto quello che ho detto, riascoltatevelo anche due volte se avete tempo, perché quello che ho detto io, noi ci abbiamo tutto documentato. Questa è la comunicazione di chi ti diffama, di chi ti offende, di chi ti dà del truffatore, ma noi abbiamo segnato tutto. E vorremmo continuare a segnare noi. Vorremmo che questi personaggi andassero ancora avanti perché, a differenza loro, noi non abbiamo mai fatto 10 nomi. Noi abbiamo fatto un nome solo. Possiamo sbagliare, certo. Lo vedremo alla fine. Ma rota ieri ti fa capire che l'inter è già stata venduta. Questi parlano di di, di, di due diligence. L'articolo del Financial Times è un articolo vecchio, ci sono già stati degli step in avanti. Lo vedremo a breve. Noi abbiamo fatto solo un nome, decidete voi poi. La gente ti dà del cialtrone, del truffatore perché parli di piffe, capito? E poi i soldi non li chiedo io, sono loro che chiedono i soldi ai tifosi dell'Inter per dirgli queste cose. Quindi, siccome stiamo arrivando alla conclusione, dove tutti rischiamo una brutta figura, giusto? Dovete giudicare voi, voi dovete giudicare. Ciao, Inter.